male dolci riflessi. Oggi il nuovo tutorial, questo filato bellissimo, il flamenco, color fucsia, di Lani di Biella. È bellissimo, ho fatto questo giacchino un po' moderno, un po' romantico, veramente molto carino. È tutto lavorato sia dietro che avanti. Già vi ho fatto vedere le foto, poi ve lo faccio vedere bene da vicino. Io parlo sempre con il mio grosso faccione. Passiamo subito ai materiali e poi al tutorial. Come filato ho scelto il cotone di Lani di Biella, è un cotone egiziano mercerizzato, fantastico. Nel loro sito ci sono tantissimi colori, andate a vedere, c'è anche uno sconto del 10% con il codice Luana se volete. Questo è un cotone che ha un filato veramente stupendo. Vi faccio vedere, ecco, questo è il colore numero 31, è un fucsia. Come ferri consigliano, mi avvicino un pochino di più, come ferri consigliano un 4 e 4,5. Vabbè, si lava ovviamente a mano a 30 gradi e il ferro al minimo, ovviamente sempre con attenzione. Allora, come uncinetto io andrò ad usare un 3,5, qualche marca punto che è sempre utile, un ago e passiamo al tutorial. Allora, io già ho fatto il pannello dietro, ve lo voglio far vedere quanto è bello. Ovviamente questo poi va stirato perché come lavorazione poi va stirato. Allora, io vi faccio vedere la lavorazione. Mettiamola nel dritto. Eccola qui, vedete? Sono questi piccoli ventaglietti al centro di questa lavorazione a rete, poi abbiamo al centro questo zigo zago e di nuovo questa lavorazione, vedete, di piccoli rombi, e si ripete continuamente fino al termine. Allora, come lavorazione, siccome poi sotto ci sarà una lavorazione, un bordo, noi dobbiamo suddividere per 20. Adesso facciamo un piccolo schemino in maniera che lo adattate alla vostra misura. Allora, ho fatto un piccolo schemino. Allora, voi dovete prendere la circonferenza più grande, per cui io ho del seno o dei fianchi. La mia, in questo caso, già lo sapete, lo dico tante volte, è di 100 centimetri. Allora, io non aumento perché di solito possiamo aumentare del 20%, del 10% o anche del 30% se facciamo un maglioncino e possiamo aggiungere almeno 5-10 cm se vogliamo parlare di centimetri per renderlo più comodo, ma io lo voglio aderente, per cui io mi fermo a 100 e 100 è, per cui questo voi lo sapete voi se lo volete più morbido oppure proprio preciso della vostra misura. Io lo voglio completamente, ce lo voglio preciso, per cui io rimango alla mia circonferenza di 100. Allora, lo devo dividere per due perché devo fare dei pannelli sia quelli anteriori e quello dietro, per cui sono 50 centimetri. Facendo il campione con il filato, facendo il campione con il filato, a me corrispondono 100 catenelle, mi corrispondono a 50 centimetri. Voi fate sempre il campione. Allora, più devo aggiungere 5. Allora, questo schema noi faremo, questo è il pannello dietro, poi ci saranno i due pannelli in questo modo, non sono precisi, ma sotto ci sarà ovviamente tutto insieme. Non è un bel disegno, ci sarà un altro motivo, ma questo motivo deve essere divisibile per 20 più 5, per cui è perfetto il calcolo. Voi quando fate, prendete la vostra misura, sapete che deve essere divisibile per 20. Prese tutte le misure, il pannello dietro di questa misura, che è 50 centimetri, ho avviato 100 catenelle più 5. Ovviamente ora vi farò vedere lo schema di quello anteriore, perché ovviamente si ripete continuamente, vedete, il disegno si ripete sia avanti che dietro, per cui ora iniziamo a fare il pannello, quello anteriore, vi dico come lo avvio, ma voi per avviare questo con lo stesso uncinetto, voi fate sempre il vostro campione, perché poi ovviamente le misure possono cambiare, sono 100 più 5. Adesso che devo avviare il pannello dietro, dovrò avviare, come ho sempre detto, le 100 più 5. Io farò invece un po' di catenelle, per
dirvi poi anche per farvi vedere il motivo, per quanto riguarda invece il pannello anteriore, cercate di non tirare troppo le catenelle, cioè fate in modo che le catenelle non siano strettissime. E per quanto riguarda invece quello anteriore, anzi vi dico subito, avvierò 45, non avvier perché deve essere divisibile per 20 più le 5, per cui per fare conto paro, insomma, ho dovuto togliere, ma poi ci sarà tutto il bordo intorno e si riprendono quei 2 cm, insomma, che abbiamo perso. Adesso che avete avviato le vostre catenelle, dobbiamo aggiungere una, per cui se avete avviato il pannello dietro, che sono 100 più 5 più una, eccola qui, una, vado sulla catenella successiva, che è questa, e realizzo una maglia bassa. Ora 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Conto in basso. 1, 2, 3, 4 e 5 entro nella quinta e sempre una maglia bassa. Proseguo 1, 2, 3, 4 e 5, conto al basso 1, 2, 3, 4 e 5. Entro e realizzo una maglia bassa. Qui faccio tutta la riga con 5 catenelle, conto al basso 1, 2, 3, 4 e 5 e proseguo fino al termine in questo modo. Ora per iniziare la nuova riga, la seconda, dobbiamo alzarci di 5, 1, 2, 3, 4 e 5, giro il lavoro, entro sull'archetto, il primo archetto, e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 5, dobbiamo fare questa lavorazione a rete, per cui faremo un giro che inizieremo con una maglia bassa e l'altro invece con le 5 catenelle. Qui entro in quello successivo e realizzo sempre una maglia bassa. Vedete come risulta proprio la rete? E continuo fino al termine, fino ad arrivare alla fine. Qui 3, 4 e 5 catenelle, vado all'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. In questo modo, fino ad arrivare al termine. Quando arriviamo, ecco, alla fine, facciamo l'ultimo archetto, 2, 1 e 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa, qui, nelle due costine, e realizzo una maglia alta. E abbiamo concluso. Per cui io inizierò con una maglia bassa e finirò con una maglia bassa. Invece al secondo, diciamo, secondo giro, seconda riga che si lavora, si fanno le 5 catenelle, si fa la maglia bassa al primo archetto, si prosegue fino alla fine, si fanno le 2 catenelle e una maglia alta presa proprio nella maglia bassa. Poi facciamo di nuovo un altro giro. Giro, per cui ho fatto una catenella, entro nel punto sottostante, realizzo una maglia bassa e proseguo, per cui alterno sempre una volta la maglia bassa e una volta le 5 catenelle, che però per finire le 5 catenelle, lo ripeto continuamente, si fanno poi le 2 catenelle in maglia alta. Quindi mi raccomando, casomai prendete appunti. Insomma, poi viene automatico. Proseguo adesso questo giro di nuovo. E 5. Proseguo questo giro fino al termine.
Adesso che ho terminato la riga, ho fatto le 5 catenelle, entro nell'ultimo archetto, faccio la maglia bassa, un po' mettere buono il fuoco, allora entro nell'archetto e realizzo la maglia bassa. Che cosa faccio? Conto dal basso, 1, 2, 3, alla terza, qui faccio prima. Adesso che ho fatto, lavorato tutta la riga, ho fatto le 5 catenelle, conto 1, 2, 3, contando dal basso le catenelle e realizzo una maglia bassa e ho concluso il giro in questo modo. Adesso che ho terminato, inizio un nuovo giro e qui lavorerò anche i ventaglietti. Per cui maglia bassa, 5 catenelle, faccio un primo archetto, sempre maglia bassa, di nuovo 5, 4 e 5, vado sull'archetto successivo, maglia bassa. Adesso che ho fatto due archetti, ho lavorato 1 e 2, lavoro il ventaglio, prendo il filo, entro nella maglia bassa, questa centrale ma non nell'archetto, e lavoro la prima maglia alta, prendo il filo, la seconda maglia alta, prendo il filo, la terza maglia alta. E adesso entro nell'archetto, maglia bassa. Per proseguire con gli archetti, noi iniziamo ancora di nuovo con, abbiamo chiuso con una maglia, sposto un pochino, abbiamo concluso con una maglia bassa, per cui dobbiamo iniziare con le 5. 4 e 5, giro il lavoro, entro nell'archetto successivo, chiudo e 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo. Quando ci troviamo nel ventaglio, qui 1, 2, 3, 4 e 5, entro nel ventaglio, vedete qua al centro, entrate proprio nel ventaglio, nel centro, nella seconda maglia alta, vedete questa è la prima e la seconda che abbiamo lavorato, e proseguo con 1, 2, 3, 4 e 5, proseguo normalmente, entro nell'archetto e proseguo, per cui vedete quando lavoriamo poi ci troviamo con il ventaglietto, dobbiamo semplicemente fare la maglia bassa al centro, per cui proseguo, questo è diciamo il primo giro dopo aver fatto, cioè è la prima riga lavorata dopo aver fatto il ventaglietto, ne dobbiamo fare altre tre, perché poi dobbiamo farne un altro sfalzato, che è questo, vedete qui abbiamo iniziato con, saltando 2 e poi 3, e ci inizieremo con 1 e poi 3. Adesso che abbiamo lavorato le tre righe, perché abbiamo fatto il ventaglio, abbiamo fatto 1, 2 e 3. Facciamo una maglia bassa e giro il lavoro. Iniziamo subito con una maglia bassa, cioè abbiamo fatto una catenella, scusate, adesso la maglia bassa. Qui una catenella per girare il lavoro e poi la maglia bassa. Ora facciamo, entriamo proprio qui al centro della maglia bassa e lavoriamo le tre maglie alte. Iniziamo subito a lavorare le tre maglie alte, che dobbiamo sfalzare il disegno, e adesso entro nell'archetto e realizzo una maglia bassa. Faccio la stessa cosa identica, per cui lavoro sempre le tre, 1, 2, 3, 4, abbiamo fatto 5, 2, 3, 4 e 5, lavoro sempre i tre archetti, questo è 1, 1, sposto un pochino così, ecco,
E adesso 1, 2, 3, 4 e 5, vado all'archetto successivo e è 2. Di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5 ed è 3. Qui abbiamo lavorato adesso. Abbiamo lavorato sempre i tre archetti, vedete abbiamo iniziato subito i tre archetti, invece qui abbiamo lavorato due archetti e poi il ventaglio, per cui è facile, adesso sempre la stessa cosa, ripetiamo fino al numero delle catenelle che voi avete messo, che avete fatto poi la suddivisione, eh? Qui le sempre 3 maglie alte. E di nuovo i tre archetti, per cui faccio uno con le 5 catenelle e lavoro i tre archetti. Ovviamente qui ci sarà l'ultimo ventaglio, questo è il pannellino davanti, ovviamente questo è quello dietro che proseguite fino alla fine, ma con il mio conteggio vi trovate sia per il pannello avanti che sia per quello dietro sempre la stessa, insomma, cadenza. Adesso proseguo, vi faccio vedere come termina la riga della lavorazione. Adesso che siamo arrivati al finale, adesso che siamo arrivati al finale, diciamo della riga, al finale, diciamo al termine, iniziamo con le 3 maglie alte, vedete? Vi capita proprio, facendo sempre il conteggio che io vi dico che sia questo il pannello più corto, sia anche più lungo, comunque la sequenza è la stessa. Entro nella terza contando dal basso 1, 2, 3, la maglia bassa, per cui ho concluso la riga. Ora di nuovo farò gli archetti, di nuovo, e poi farò di nuovo una sequenza del primo giro di archetti. Ora di nuovo 1, 2, 3 e farò la sequenza, la prima sequenza di archetti. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, giro il lavoro e entro proprio al centro dell'archetto, al centro del ventaglio, non dell'archetto, del ventaglio, e realizzo una maglia bassa. Ecco qui, entro proprio al centro e di nuovo faccio gli archetti per tutta la sequenza. Ne farò sempre 3, per cui 1, 2, 3. Al quarto, di nuovo, faremo la sequenza dei primi ventagli, cioè faremo due archetti e un ventaglio e tre archetti e un ventaglio. Questa è la sequenza, diciamo, che dobbiamo fare dopo che abbiamo fatto 1, 2 e 3. Ovviamente righe lavorate ad archetti e senza ventaglio. Quando abbiamo lavorato le tre righe, 1, 2, 3, dall'ultima sequenza di ventagli, facciamo una catenella, giro il lavoro, maglia bassa e faccio la prima sequenza che noi abbiamo fatto, per cui lavorerò solo due archetti, 1, 2, 3, 4 e 5 e entro nel primo archetto, maglia bassa e 5. E lavoro il secondo archetto. Ora faccio il ventaglio, prendo il filo, entro nella maglia bassa, realizzo la prima maglia alta, la seconda e la terza. Poi vado l'archetto successivo e realizzo una maglia bassa e proseguo di nuovo. Con la distanza di tre archetti, come abbiamo fatto all'inizio, perché semplicemente l'avvio che è diverso, ma non la sequenza che è sempre di tre. Questo è il primo, secondo e terzo. Di nuovo farò l'archetto, per cui prendo il filo, entro nella maglia bassa e realizzo prima maglia alta, seconda maglia alta, prendo un po' di filo,
terza, vado nell'archetto successivo, maglia bassa e proseguo fino al termine. Ok, vedete? E abbiamo realizzato proprio un rombo perfetto, eccolo qui. Adesso che ho lavorato le tre righe 1, 2 e 3 di archetti, ho fatto una catenella, mi sono girata e ho realizzato una maglia bassa. Realizzo una catenella, giro il lavoro e una maglia bassa. Ora farò un archetto 1, 2, 3, 4 e 5 ed entro nell'archetto successivo. In questo modo. Ora lavorerò un archetto e un ventaglio in questa sequenza, per cui 1, 2 e 3 entro nell'archetto maglia bassa, faccio l'archetto di nuovo, entro in quello successivo, lavoro maglia bassa e di nuovo ventaglio, per cui alterno un ventaglietto e alterno un archetto. Entro nell'archetto, maglia bassa. Andiamo a vedere bene da vicino. Vedete, ho fatto una maglia bassa, archetto, ventaglio, archetto, ventaglio e continuo con archetto, ventaglio fino al termine. Allora, adesso lavoro questa sequenza di punti e vediamo quello successivo. Adesso ho terminato la sequenza, vi ricordo sempre che ho archetto, ventaglio fino al termine, si conclude con l'archetto. Ora lavoriamo. Allora ci alziamo di 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sposto un attimino così si vede bene. Giro il lavoro. Entro sotto al punto qui, realizzando sempre una maglia alta, e realizzo una maglia alta. Ne abbiamo realizzate 2, vedete? Ora entro dentro all'archetto e realizzo una maglia bassa. Entro dentro alla maglia bassa e faccio il ventaglio. 1, 2 e 3. Oggi Fiona sta dando il meglio di se stessa. Entro dentro al ventaglio al centro e realizzo una maglia bassa. Ora faccio tutti i ventagli dove si presentano. Vedete qui, maglia bassa. Di nuovo, vado leggermente più veloce per farvi vedere. Ancora, entro dentro all'archetto e realizzo una maglia bassa. Qui di nuovo, entro nella maglia bassa e faccio il ventaglio. Qui solo ventagli e maglie basse, eh? Qui 2 e 3. Piange la mia Fiona oggi, è sceso mio marito e piange, insomma vi dico un po' di cose, non dovrei quando si fanno i tutorial, quindi essere serie, ma allora vedete com'è, come risulta, come se fossero tutti i cuoricini? Ok, allora si prosegue ancora, vedete ho fatto la maglia bassa, qui di nuovo maglia bassa, nella... Io spero che è comprensibile questo passaggio, eh? 2 e 3. Ed ora vado nell'archetto e maglia bassa, così forse si vede meglio. Vedete, questa è la sequenza di punti, facilissimo, eh? Qui di nuovo ventaglio,
dal ventaglio, poi faccio la maglia bassa e di nuovo faccio il ventaglio, per cui non, i ventagli sono sempre e consecutivi, oppure che questo passaggio sia poco chiaro. Qui entro nella maglia bassa e realizzo una maglia alta, la seconda e la terza, ecco qui, e poi entro al centro, vedete? Qui al centro del ventaglio e realizzo la maglia bassa. Poi di nuovo faccio il ventaglio qui nella maglia bassa. Qui sono tutti ventagli. Semplicemente che poi quando ci troviamo con l'archetto dobbiamo realizzare la maglia bassa. Ecco, qui abbiamo l'archetto, realizzo la maglia bassa, perché è maglia bassa e archetto, maglia bassa e archetto, e di nuovo qui, di nuovo il ventaglio. Ecco qui, vedete la sequenza di punti? Si vede benissimo, eh? Eccola qui. Proseguo fino al termine e concludo ovviamente con le due maglie che adesso vi faccio vedere. Adesso che siamo arrivati al termine, io prendo il filo, ho fatto la maglia bassa, entro, vedete qui abbiamo fatto le tre, la maglia bassa è questa, eccola qui. Realizzo due maglie alte, 1 e 2, e chiudo e concludo. Per cui inizio con due maglie alte, maglia bassa e tutti i ventagli, con, ovviamente alterno con le maglie basse, al termine maglia bassa, due maglie alte, e ho concluso questo il giro. Ora dobbiamo andare a quello successivo. Quello successivo sarà una catenella, giro il lavoro, entro maglia bassa e realizzo proprio qui, vedete, nella maglia bassa un ventaglio. 1, 2, io mi scuso di Fiona, ma oggi veramente sta dando il meglio di sé. Entro al centro del ventaglio e faccio le 5 catenelle. Dove vado? Vado al centro del ventaglio successivo, vedete qui, proprio al centro. Ecco qui. E ripeto tutta la sequenza. Entro dentro la maglia bassa, al centro dei due ventagli, per capirci, e realizzo una maglia alta, la seconda e la terza. Vado al centro e mi fermo e faccio una maglia bassa e di nuovo l'archetto, 2, 3, 4 e 5. Vado al centro e realizzo, ecco qui. Questa è la sequenza, vedete? Lo zigzag. È facilissimo fino ad arrivare al termine e terminare ovviamente come abbiamo iniziato, con il ventaglio e maglia bassa, che ora vi faccio vedere. Quando siamo arrivati al termine della riga, prendo il filo, entro proprio nell'ultimo maglia bassa, che è questa, e realizzo sempre il ventaglietto, 1, 2 e 3. Ok, adesso vado a realizzare sull'ultima maglia, l'ultima catenella, abbiamo fatte 3 d'inizio, una maglia bassa, entro dentro, vedete, e realizzo una maglia bassa, e questa è la sequenza, vedete com'è carino. Adesso dobbiamo fare le 5, perché dobbiamo fare il lavorare la riga successiva, entrare nell'archetto. Aspettate che ho preso il filo e non dovevo, ecco, e realizzo una maglia bassa. E adesso le 5, adesso lavoro normalmente come abbiamo sempre fatto, vedete, entro dentro l'arco, una volta entro dentro l'arco, una volta dentro al ventaglio, e proseguo sempre la sequenza.
Ecco qui, vedete? Sono entrata nel ventaglio. Ecco, devo fare semplicemente gli archetti 4 e 5 e entro nell'archetto. Ok? Allora, adesso noi abbiamo fatto questa sequenza di punti che dobbiamo ripetere. Ora vi faccio vedere da qui. Quando abbiamo finito, ora stiamo facendo il primo che è questo, 1, 2 e 3 e poi al quarto si riniziano i ventagli quando iniziamo con la maglia bassa. Per cui qui abbiamo finito. Questa è la prima sequenza di archetti. Vedete? Che è questa, la prima sequenza è questa qui, per cui corrisponde a questa. Qui è 1, 2, 3. Al quarto, che si inizia di nuovo con una maglia bassa, iniziamo di nuovo tutta la sequenza. Io di questa sequenza ne ho fatte 1, 2, 3 e un pezzettino, proprio perché volevo la misura che, insomma, che è adatta a me. Questo poi voi dovete sempre vedere, comunque col centimetro vi dico tutto. E questa è la misura per quanto riguarda la misura che ho scelto. Adesso si prosegue con il pannello avanti, che il pannello avanti è fatto di 45 catenelle con questa sequenza sempre, però poi dopo dovremo fare qualche diminuzione per fare la V. Adesso vi faccio vedere anche la diminuzione, visto quando avete finito il pannello con le 100 più 5 catenelle, qui 45, poi a una certa altezza dovremo una diminuzione. Io ho fatto 3 diminuzioni in tutto, non ho fatto tantissimo perché non mi serve proprio una scollatura immensa, era leggermente un accenno. Allora, ho realizzato i due pannellini avanti, eccoli qui, e ho fatto delle piccole diminuzioni. Le diminuzioni sono semplicissime perché vedete qui mi fermo sull'arco e poi giro il lavoro e proseguo, comunque non concludo, è completamente facile e ne ho fatti semplicemente 3 perché comunque contando poi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ho diminuito una parte così grande, per cui non serve fare tantissime diminuzioni. Allora, io ho terminato. Vi ricordo che questo è un giacchino molto molto stretto e aderente, per cui adesso vado a cucire. Prendete il pannello dietro, eccolo qui, questo avanti, vado a cucire i pannelli che ho creato lasciando uno scalfo qui laterale di 19 centimetri. Voi potete farlo anche più stretto, farlo più grande, forse anche di 20, forse anche di 20 centimetri lo faccio. Sapete che io non sopporto troppo stretto stretto, però questa volta, essendo un giacchino molto aderente, lo farò di 19 centimetri. Voi prendete sempre le vostre misure. Adesso vado a cucire tutte le parti e ci vediamo dopo. Allora, ho fatto tutte le cuciture, come vi ho fatto vedere, semplicissimo. Allora, iniziamo il lavoro, ci mettiamo al dritto del lavoro qui in avanti, prendiamo il filo. Allora, messo al dritto del lavoro, alla parte proprio bassa, vedete, facciamo un piccolo bordino, adesso metto così, così si vede bene. Allora, mi aggancio proprio all'inizio e faccio una maglia bassa. Poi dovrò nascondere tutti i fili. Ecco qui. Fatto una maglia bassa, faccio sempre le mie 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado su quello successivo, sempre la solina, diciamo così, l'archetto successivo. E creo un arco, ancora 1, 2, 3, 4 e 5, vado in quello successivo e ho fatto di nuovo, sono due archetti in questo modo, ecco, si vedono bene. Per cui proseguo 3, 4 e 5 per tutto il giro. 3, 4 e 5, vado sull'archetto successivo e di nuovo mi faccio tutto il giro
della maglia sottostante, proprio dei fianchi, e proseguo. Allora, io adesso ho fatto due giri. Questa è la base proprio che abbiamo fatto proprio all'inizio. Ho fatto un giro di archetti e il secondo giro. Questo è il terzo. Voi dovete iniziare, fate il conto di divisibile per 5 più 3 all'inizio e 3 alla fine di archetti. Non vi potete sbagliare in questo modo. Poi voi fate sempre il vostro conteggio in base alle misure, per cui poi vi do. Però potete suddividere come volete, insomma, perché è molto facile. Io faccio i primi 3 archetti di lavoro, ho fatto le prime 5, entro e faccio una maglia bassa, ancora 1, 2, 3, 4 e 5, vado all'archetto successivo, ancora maglia bassa e di nuovo 1, 3, 4 e 5 e vado in quello successivo. Vedete, io non ho lavorati. Il primo 1, 2 e 3. Adesso io faccio 8 maglie. Adesso che abbiamo lavorato gli archetti, ne ho lavorati 3, 1, 2, 3, quello d'inizio. A quello successivo lavoro 8 maglie alte. Quattro, cinque, sei, sette e otto. Allora, per quanto riguarda voi, se avete altre misure, insomma, diversa da questa maglia, avete altre misure, ovviamente è divisibile per 5, come abbiamo sempre detto, e poi casomai all'inizio vi aggiustate se ce ne sono due o se ce ne sono tre, o se ce ne sono 4 di archetti senza problemi, questo perché ovviamente ogni misura poi variano, però voi dovete farlo divisibile per 5 e poi all'inizio lo variate. Qui c'è un nodino, ecco. Allora, adesso noi abbiamo fatto qui le 8 maglie alte, entro nell'archetto successivo e chiudo con una maglia bassa. Ora di nuovo faccio gli archetti 1, 2, 3, 4 e 5 e entro in quello successivo e questo è il primo, secondo, 4 e 5 e chiudo con una maglia bassa. Questo è il terzo, 4 e 5 e il terzo, il quarto, 1, 2, 3, 4 e 5 e da qui abbiamo fatto i 4 archetti, vedete 1, 2, 3, 4, riniziamo un'altra volta con le 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e chiudo sull'archetto successivo e di nuovo faccio di nuovo i 4 archetti, per cui il procedimento è sempre lo stesso, giusto l'inizio in base alle vostre misure potete lasciare 3 archetti o 2 o se ne avete uno, insomma, questo poi in base alla misura che avete. Allora, io proseguo fino al termine. Adesso che abbiamo concluso il giro, rientro dopo aver fatto una catenella e faccio una maglia bassa. Conto sempre 5, 3, 4 e 5. Entro nell'archetto successivo e maglia bassa. A questo punto facciamo una catenella. Prendo il filo, entro nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella e maglia alta,
catenella e maglia alta, lavoro sempre punto su punto, catenella e maglia alta. Facciamo semplicemente una catenella di separazione, ma lavoriamo tutte le maglie alte. Scivolato, ecco qui, lavoriamo tutte le maglie alte. Questo colore è molto, spara molto, però ecco qui, contiamoli 1 2 3 4 5 6 7. Abbiamo fatto una catenella, adesso che abbiamo fatto l'ultima maglia alta, catenella, facciamo una catenella, vado sull'archetto successivo e lavoro una maglia bassa. Proseguo con le 5 catenelle e 5, vado sul punto successivo e realizzo una maglia bassa e ancora 5, vado sull'archetto successivo, maglia bassa, abbiamo l'ultimo 1 2 3 4 e 5, entro nell'archetto, maglia bassa e ripeto catenella e vado sul punto successivo e lavoro come ho fatto prima, catenella e maglia alta. Proseguo come ho fatto da questa parte, vedete? Ripeto la stessa cosa per ogni ventaglio. Adesso che ho girato il lavoro, di nuovo 5 catenelle, entro nell'archetto, chiudo con la maglia bassa e catenella, prendo il filo e lavoro subito la maglia alta, entro nella catenella di separazione e sempre maglia alta e lavoro la maglia alta e la catenella. Ancora entro dentro, maglia alta. Quando lavoro la catenella entro proprio al centro tra le due maglie alte, con le lavoro tutte. Ancora lavoro la maglia alta. Lavoro tutte le maglie. Ancora, ecco qui, abbiamo fatto la penultima, vedete? Le sto lavorando tutte, sia la maglia sia la catenella. In questo modo. Adesso che le ho lavorate tutte, faccio di nuovo la catenella, entro nell'archetto e maglia bassa. Di nuovo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro in quella successiva, maglia bassa. Ancora 1, 2, 3. 4 e 5, vado in quella successiva, sempre maglia bassa, inizio da capo con catenella, prendo il filo, entro nella prima maglia alta che è questa, non vi sbagliate con quella dell'archetto, alla prima maglia alta, ve la faccio vedere bene, eccola qui, questa è la prima maglia alta e poi lavoro, entro dentro, lavoro la catenella di separazione e proseguo come l'altro ventaglio.
Adesso che ho concluso il giro, ho fatto una catenella e ho girato il lavoro. Faccio una maglia bassa, come inizio, una catenella, entro nella prima maglia alta, che è questa, qui mi raccomando è l'archetto, non vi sbagliate, dobbiamo entrare in questa. La prima maglia alta, dopo aver fatto una catenella, faccio una maglia alta, 2 catenelle e vado sulla maglia alta successiva, ne salto una, poi salto una e vado a quella successiva, in questo modo. Ancora catenella, salto una maglia, vado a quella successiva, no, catenella, 2 catenelle, 2 catenelle, non una, 2 catenelle. Prendo il filo, salto una maglia alta e vado a quella successiva. Ancora 2 catenelle, salto la maglia e vado a quella successiva. 2 catenelle, vedete 2 catenelle, salto la maglia e vado a quella successiva. Ancora, faccio tutto, diciamo, il ventaglio in questo modo. Facendo 2 catenelle di separazione, una maglia alta, però una la salto, una la salto, 2 catenelle ancora, 2 catenelle, proseguo con le 2 catenelle, prendo il filo, salto una, ecco, questa è l'ultima, perché non dobbiamo sbagliarci di lavorare l'archetto, che è questo, questo è l'archetto. Tutto questo vado, faccio una catenella, maglia bassa. 2 adesso facciamo le 5 catenelle e 5, vado sull'archetto successivo che è questo, chiudo sempre con una maglia bassa, ecco qui, e ripeto il tutto sugli altri ventagli. Allora, ultimo giro, ho voltato il lavoro. Ho fatto una catenella, entro proprio qui nel primo foro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nello stesso foro con una maglia bassa. Entro sul foro successivo, maglia bassa. 3 catenelle, stesso foro, maglia bassa, foro successivo, sempre maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa sullo stesso foro, per cui proseguo con la maglia bassa sullo stesso foro. E di nuovo maglia bassa. Di nuovo e 3 catenelle. E 3, stesso, sempre maglia bassa. Passo a quello successivo. Lo farò su tutte. Vado a quello successivo, 3 catenelle, stesso foro, maglia bassa, vedete? Vado in quello successivo, di nuovo, 1 e 3, ecco qui, ci è capitato proprio il nodino qui, eh? Adesso che abbiamo fatto l'ultimo archetto, abbiamo questo archetto centrale, vedete quello che separa i due ventagli. Entro, faccio una maglia bassa, realizzo 3 catenelle, al centro faccio una maglia bassa, 3 catenelle,
E qui una maglia bassa, sempre nello stesso archetto, vado in quello successivo, maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, per cui la lavorazione è sempre la stessa. E proseguo fino al termine. Giusto quando c'è qui l'archetto, facciamo semplicemente 3 catenelle, maglia bassa e 3 catenelle. E andiamo a finire. Ecco qui, ho terminato. È bellissimo, come ecco, ve lo faccio vedere così perché si vede molto meglio. È bellissimo, terminato, è stato fatto tutto intorno. E voi comunque in base sempre alle vostre misure lo potete adattare come vi ho spiegato. Poi mi lasciate un messaggio, io aiuto sempre, sempre tutti. Allora, adesso dobbiamo pensare alle maniche. Per quanto riguarda le maniche, io come scalfo io ho fatto un 19 centimetri, anche 20 all'incirca, perché io non sopporto troppo stretto, però voi potete comunque insomma, prendere la vostra misura in base a voi. Adesso dobbiamo prendere il filo e uncinetto. Allora, al dritto del lavoro io entro proprio al centro perché per me è comodo. E realizzo una maglia bassa, tolgo il filo in più, ecco qui, e realizzo una maglia bassa in questo modo. Adesso faccio sempre le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, perché dobbiamo girare in tondo. Allora, noi possiamo fare, per rendere più facile il lavoro, vedete, fino qui entriamo proprio qua al nodo e facciamo una maglia bassa. Poi 1, 2, 3, 4 e 5. Possiamo riprendere da questo punto qui. Vedete, basta contare 1, 2, 3, 4 e 5, ci arriviamo all'incirca, possiamo entrare proprio nel nodo e facciamo una maglia bassa. Cerco di farvelo vedere, anzi facciamo così che si vede ancora meglio. Ecco qui, spara un po' il colore purtroppo. 1, 2, 3, 4 e 5. E io entro sempre 1, 4 e 5. Vi faccio vedere che comunque dobbiamo rifare tutta la base e qui nel nodo. Qui faccio tutto il giro e 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete? Da qui entro qui. Diciamo all'incirca sono sempre sui due fori, però lo vedete insomma. Ecco proseguo per tutto il giro. Quando abbiamo concluso il giro, vedete, io ho chiuso con una maglia bassissima, io entro proprio dentro alla la catenella successiva e faccio una maglia bassissima, proprio perché mi sposto ancora, maglia qui bassissima, entro e faccio una maglia bassa, così inizio a lavorare in tondo meglio, vedete? Qui neanche si vede, faccio sempre le 5 catenelle. E vado in quello successivo e proseguo ancora un giro. Adesso questo è il secondo giro, devo chiudere, ho fatto 2 catenelle, prendo il filo, entro qui nella maglia bassa, realizzo una maglia alta e chiudo e adesso posso proseguire di nuovo 1, 2, 3,
4 e 5. Nel primo caso ci siamo spostate, ora invece faremo, per iniziare il giro nuovo, faremo 2 catenelle e una maglia alta. Fatte le 5 catenelle, vado nel primo archetto. Fatto nel primo archetto, chiudo. Ecco qui, così ci ritroviamo poi per il giro successivo. Allora, ecco, ho finito di fare le maniche, ho fatto 16 giri, poi ho fatto un giro di ventaglietti, ho fatto ancora il punto rete e sopra ho fatto delle maglie basse, ecco qui, delle maglie basse, ne ho fatte 5, per cui senza che ve lo faccio vedere perché è semplicissimo, sono punti che si ripetono, poi voi potete sempre realizzarlo come volete. Ed ecco qui. Allora, adesso noi dobbiamo fare un piccolo bordino e rifinire il giacchino. Allora, prendiamo l'uncinetto e il filo. Allora, ho messo il filo sull'uncinetto. Inizio dal bordo, esattamente dalla prima maglia. Prendo il filo. Faccio una maglia bassa e una catenella. Comunque dovrò fare tutte maglie alte. Prendo i fili, li nascondo bene tutte e due. Di nuovo entro e realizzo una maglia alta. Allora, dove qui vedete dove abbiamo realizzato una maglia alta, dove abbiamo realizzato una maglia bassa, faremo una maglia bassa. Dove abbiamo realizzato in questo punto le 3 catenelle, per cui la maglia alta laterale, ne faremo 2 e alterniamo, vedete qui al centro abbiamo realizzato una maglia bassa, abbiamo realizzato in questo punto qui una maglia bassa e farò una maglia bassa. Proseguo. Qui invece, dove abbiamo la maglia alta, ne realizzo 2, sempre 2 maglie alte. Come vedete non tira, ed è perfetto. E ancora qui ho fatto una maglia bassa e realizzo una maglia. E qui ne realizzo 2. Senza tirare, cercate di non tirare, poi soccorre ne fate una in più. L'importante è che quando controllate non deve assolutamente tirare. Vedete, non tira, è perfetto, deve essere morbido. Allora proseguo per tutto il giro fino ad arrivare anche qui, tutto proprio tutto il giro, e poi faremo sicuramente una variante. Ho in mente di fare una variante, vediamo. Allora, ho terminato tutto il bordo. Ho voluto ripetere queste le 3 catenelle con punto basso, come abbiamo fatto qui. L'ho voluto ripetere anche sul bordo. Al limite, se vedete che avete fatto più maglie, potete fare maglia bassa, 3 catenelle, entrate poi nella maglia bassa nel punto successivo, poi dovete rifare la maglia bassa come abbiamo fatto qui. Al limite, saltate un punto, andate in quello successivo. Insomma, io vi do sempre delle dritte in base poi a come lo lavorate. Allora, queste sono le maniche. Ora devo tagliare tutti i fili, mettere casomai un piccolo laccettino, perché come chiusura voglio mettere un piccolo laccettino proprio qui, però la voglio prima stirare e poi decidere. Nascondo i fili, per cui il tutorial è finito. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. È un tutorial, diciamo, non tanto semplice, però è carino anche per l'estate e per la sera, questo piccolo giacchino. Io vi saluto a tutti, ci vediamo ai prossimi tutorial. Ciao! Il tutorial è terminato, spero che vi sia piaciuto. È un filato veramente, ripeto, bellissimo, molto bello. E noi ci vediamo anche su Instagram e su Facebook, sempre Dolci Riflessi. Un bacio a tutte e ai prossimi tutorial. Bacio, ciao!